nuovo insieme per un altro numero di Cristiani Oggi. Vogliamo ringraziare coloro che ci seguono fedelmente ormai da anni. Ringraziamo anche ovviamente coloro che forse per la prima volta stanno seguendo il programma. Così il nostro pensiero va anche ai tanti che all'estero, in varie nazioni europee, seguono anche via satellite o via internet, addirittura in tutte le parti del mondo. È bello sapere che anche i nostri connazionali, che sono a migliaia di chilometri di distanza dalla loro patria, possono in qualche modo ascoltare il prezioso messaggio della parola di Dio. Dio vuole parlare ai vostri cuori, Dio vuole parlare ai nostri cuori, e credo che dobbiamo renderci conto veramente che Dio non è lontano. Qualcuno ha affermato che Dio è alla distanza di una preghiera, cioè basta pregare, basta rivolgere la propria preghiera a Dio per sentire la sua presenza, per avere questo contatto diretto con il Signore. Ma nel programma di oggi vedremo che non è sufficiente pregare. Bisogna pregare, sì, ma con sincerità. Con Dio non si può fingere, con Dio non si può avere una facciata di religiosità e di, ovviamente, ipocrisia, ma bisogna presentarsi a Lui con un cuore sincero. A questo proposito vi leggo quello che Gesù dice ai farisei, agli scribi, ai religiosi del suo tempo, citando un passo del profeta Isaia: questo popolo mi onora con le labbra, dice in Marco capitolo 7, versetto 6, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me, invano mi rendono il loro culto, invano, è inutile, non serve a niente, il culto che viene reso a fior di labbra, dove manca la sincerità, la trasparenza, dove manca l'umiliazione alla presenza di Dio. Parleremo di questo nel corso del programma. Intanto voglio passare la linea a Roberto Gentilini, che conduce un'intervista in un parco di Roma, è con lui Matteo Milone, poi Miriam Poché canterà l'inno Verso te la voce alziamo. Cari amici, voglio presentarvi Matteo. Matteo è giovanissimo, ma ha già parecchie esperienze alle spalle. Matteo, vogliamo parlare subito di un momento difficile che hai attraversato da bambino, all'età di 7 anni, un gravissimo incidente. Ecco, cosa ricordi di quei momenti? Come tanti bambini all'età di 7 anni, piace giocare. Ci siamo ritrovati con mio fratello e l'altro mio fratello più grande a giocare in un piazzale, e in quel momento la palla finì in mezzo alla strada e una macchina mi ha investito completamente. Allora mi portarono subito in ospedale, le mie condizioni erano davvero gravi, i dottori non mi davano alcuna speranza, però lì il Signore non ha permesso che io morivo. Per questo lì poi mi ingessarono, mi portarono a Catanzaro Lido, lì iniziarono a curarmi. Che tipi di fratture avevi o quali danni avevi riportato a seguito di questo investimento? Il femore sinistro spezzato, avevo una parziale paralisi facciale, avevo gli occhi strabici, poi emorragie interne ovunque, quindi erano davvero gravi. Per questo Ora ecco, i tuoi genitori erano dei credenti, avevano conosciuto Gesù come il loro personale salvatore. Se non sbaglio, tanti anni fa ebbi il piacere di intervistare tuo padre, pure lui raccontò la sua storia, quindi sicuramente in quel momento, almeno per quanto sicuramente ti sarà stato riferito, loro pregavano per te, vero? Sì, infatti questa è la cosa più importante, che già i miei genitori avevano fatto quella reale esperienza con Dio. Per questo anche in questi momenti così difficili che si possono vivere, quando soprattutto un proprio figlio che è così caro è in queste condizioni, allora la fede di mia madre, di mio padre, sono stati davvero importanti.
indispensabili. Allora iniziarono a pregare sia i miei genitori che insieme alla chiesa, alla congregazione. Però Dio subito ha ascoltato la preghiera dei suoi figli. Con questa certezza che Dio opera, Dio ha operato e c'è stata una grande risposta. Dio in una sola settimana ha cominciato a operare. Mia madre una volta mi disse che quando ero in quelle condizioni ero simile a un mostro, non ero più un bambino, però il miracolo di Dio è stato così evidente perché iniziavo a prendere la forma di un bambino. Iniziavo non più a avere gli occhi strabici, non avevo più quella paralisi facciale. Dio ha operato piano piano per ogni problema e allora insieme anche alla Chiesa abbiamo visto davvero la risposta di Dio immediata. E lì c'è stato sicuramente l'intervento di Dio, per questo è stato un grande miracolo. Tu cosa ricordi di quei momenti? C'è qualcosa che ancora adesso ti viene in mente di quel periodo? Sono tanti ricordi, tanta sofferenza fisica, però anche la perseveranza di mia madre. È stata sempre al mio fianco, non mi ha mai lasciato andare. Per questo io ho visto in lei anche la forza che Dio può dare in questi momenti, facendomi anche coraggio, vedendo attraverso mia madre questo incoraggiamento che Dio sarebbe stata con lei. E se Dio era con lei, sicuramente sarebbe stato con me. Senti, poi qualche anno dopo, probabilmente ancora in modo collegato a quel incidente, hai avuto un altro problema al femore sinistro, vero? Sì, è vero, perché dopo l'incidente passarono un po' d'anni e a scuola iniziai a avvertire dei dolori che non capivo, erano concentrati sul femore sinistro. I dottori dicevano che erano i soliti problemi dovuti all'incidente, al femore spezzato, che si avvertono al cambio di stagione. Soltanto che quei dolori non andavano via, erano sempre lì, non si spostavano. Allora iniziai a preoccupare, a tal punto che le sofferenze non riuscivano più a farmi stare tranquillo, sereno. Allora mi portarono di nuovo in ospedale a Catanzaro e lì mi diagnosticarono, per loro era un tumore. Ma ancora non si comprendeva bene, non si capiva bene che cosa fosse questa macchia sulla TAC. Allora ci fu la necessità di partire in un ospedale molto conosciuto di Rizzoli, Bologna, e lì in qualche modo capirono un po' più approfonditamente quale fosse il mio problema. Ed era un batterio che si era depositato lì dove si era stato spezzato il femore sinistro. Allora iniziarono un'operazione d'urgenza e così almeno a primo momento sembrava tutto ok, l'operazione è andata a buon fine, soltanto che durante la notte ci fu in qualche modo una perdita di sangue per tutta la notte. Dio ancora una volta aveva già steso la sua mano, perché la mattina dopo, quando mi alzai, mio padre era a fianco a me. Questa volta mi vide completamente avvolto nel sangue. Lì iniziarono a farmi le analisi, esami dopo esami, però ancora non capivano come mai questa emorragia. E loro dicevano che era il drenaggio, normalissimo dopo un'operazione di questo genere, è normale. Però Dio non ha permesso che io morivo dissanguato. Dopo un po' un dottore in particolare venne da noi a trovarci. Mio padre, anche guidato da Dio, gli disse: ma guardate che mio figlio sta morendo in queste condizioni, dovete fare qualcosa. Allora gli infermieri, i dottori aprirono gli occhi: ma che cosa sta succedendo? Mi hanno rioperato. Un vaso sanguigno era rimasto aperto, quindi la notte perdeva sangue, quindi grazie a Dio. Senti Matteo, abbiamo quindi visto l'opera di Dio sulla tua vita, che ti ha preservato più di una volta. Vogliamo adesso, prima di concludere questa intervista, parlare di un altro aspetto, di quello spirituale, perché tu hai appunto potuto vedere la potenza di Dio all'opera
però credo che hai sentito anche il desiderio di conoscerlo personalmente come i tuoi genitori l'avevano conosciuto. Quando è stato? Come è stato? Sì, è vero, i miei genitori lo hanno conosciuto e io in qualche modo attirato da loro, da questo amore, da questa ubbidienza verso colui che veramente può cambiare la vita. Beh, come l'ha cambiata ai miei genitori, anch'io volevo realizzare questa nuova nascita, questa nuova vita che si ha in Gesù, credendo al suo sacrificio sulla croce. Mi trovavo in un campeggio, in un centro comunitario estivo, lì... considerando l'amore di Dio che ha avuto per me e per la sua creatura, per coloro che, quanti ancora lo cercano, mi ha conquistato. Non ho fatto a meno che dare la mia vita a colui che realmente tiene alla propria creatura. Beh, non c'è nessun'altra persona che io conosca che veramente ha così tante attenzioni verso i suoi figli e verso coloro veramente che vogliono scoprire questo amore. Io l'ho scoperto. Posso testimoniarlo che mi ha cambiato, ora sono una nuova creatura in Cristo Gesù. Ecco, che cosa è cambiato? Cos'è che hai cominciato a vedere che prima non vedevi o a sentire che prima non sentivi dopo questa esperienza? In qualche modo faccio un esempio, come ero ingessato allora quando ho avuto quell'incidente, la mia vita era così, quando non conoscevo Cristo Gesù. Sì, io ero in vita, però non, in realtà ero in qualche modo limitato in tutto quello che facevo. Ma come sta scritto in Giovanni 10:10, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quando ho accettato Cristo Gesù, io ho sciolto tutti quei legami che mi tenevano stretto al peccato, tutto quello che non piace a Dio. E da allora io ho vissuto una vita abbondante. E questa è la mia esperienza, è l'esperienza che tutti quanti possono fare a coloro che vanno a Lui con fede. Grazie Matteo. Proprio su queste ultime parole voglio concludere, cari amici. Questa esperienza è alla portata di tutti. Anche se tu non hai avuto queste esperienze traumatiche che ha avuto Matteo, però tu puoi conoscere Gesù come tuo personale salvatore. Lui è pronto a farsi conoscere anche da te. Dio ti benedica. Risuscita i dormienti.
Grazie Miriam per questo bell'inno. Vogliamo dare il nostro indirizzo così potete mettervi in contatto con noi come l'hanno fatto tanti altri. Noi rispondiamo sempre direttamente, personalmente. Ho qui una lettera di una signora che scrive da Roma. Cari fratelli, amici, sono molto contenta di aver ricevuto il vostro libricino Una vita nuova. Mi riscalda il cuore la vostra fede semplice, sincera e viva. Ecco, a proposito di sincerità, di una fede genuina, e pur essendo io in una chiesa istituzionalizzata, lì mi sento a disagio a causa della formalità di questa istituzione. Amo la lettura della Bibbia, il Signore mi risponde spesso attraverso di essa, mi sento guidata da Lui, ascolto e guardo il vostro programma perché lo Spirito di Dio continua a parlarmi attraverso di esso. Ecco, ci fa piacere sapere che ci siano persone interessate non a noi o al nostro programma, ma piuttosto a Dio e alla Sua parola. Ecco, vi do l'indirizzo che è Cristiani Oggi, casella postale 15-00011, Tivoli Terme, Roma. Per la posta elettronica cristianioggitv@assembleadidio.org. Scriveteci, vi risponderemo personalmente. Vogliamo ora ascoltare la meditazione biblica da parte del pastore Gabriele Manueli, che parlerà proprio di una preghiera sincera e fiduciosa. Cari amici, leggiamo la parola di Dio nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, i versetti 5 e 6. È Gesù che parla e dice: «Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa». Gesù sta parlando alle folle, ai discepoli e a tanta gente raccolta intorno a sé su una collina, su un'altura nei pressi del lago di Gennesaret o Mar di Galilea. Gesù parla di vari argomenti nei capitoli da 5 a 7 del Vangelo secondo Matteo. Noi vogliamo concentrarci su questa parte dell'insegnamento di Gesù che riguarda la preghiera. Gesù fa successivamente a questi due versetti una raccomandazione ancora sull'argomento, poi il Signore menzionerà quella che possiamo considerare la preghiera tipo, conosciuta come Padre nostro o preghiera del Signore. Vediamo insieme. Gesù dice: quando pregate, nel versetto 5, e poi nel versetto 6, ma tu quando preghi? Quando pregate? Quando preghi? Cogliamo insieme due indicazioni, amici, sulla preghiera. La prima indicazione riguarda la sincerità. Quando pregate, dice Gesù, non siate come gli ipocriti. Gesù usa un termine da cui deriva ipocrita, nella nostra lingua, che indicava l'attore, chi recitava una parte sul palcoscenico. I religiosi, all'epoca, amavano la visibilità, pregavano in modo tale che gli altri potessero vederli, sceglievano i luoghi più frequentati per poter essere ammirati, apprezzati dagli altri. La loro ricompensa, dice Gesù, è il loro spettacolo religioso, la devozione che hanno inscenato. Gesù dice quindi: quando pregate, non siate come gli attori, come gli ipocriti, cioè siate sinceri. Quando pregate,
ci sta dicendo il Signore, in altre parole, siate voi stessi. Vogliamo cogliere, amici, questo prezioso insegnamento del Signore. Quando ci rivolgiamo a Dio, quando preghiamo, vogliamo essere ciò che siamo, senza nessuna forma di ostentazione, senza voler apparire diversi da quello che siamo. C'è nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 18, una evidente differenza, un contrasto tra l'ipocrisia e la sincerità di due persone che pregano. Luca 18, leggo i versetti da 11 a 14. C'è un uomo che prega a Dio, che sta in piedi e dice: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano, l'altra persona nel tempio che stava pregando a una certa distanza». Quindi c'è questa attitudine di quest'uomo che si mette in vista, che sta al centro dell'attenzione, che prega a Dio ma in realtà non esalta Dio ma se stesso. È un attore, sembra una preghiera che va in scena sul palco della sua ipocrita religiosità. C'è invece l'altra persona, c'è l'altro uomo, che se ne sta in disparte, non osa neppure alzare gli occhi al cielo, dice la Bibbia, ma si batte il petto, cioè un segno di cordoglio, di tristezza, dicendo: «Dio, abbi pietà di me perché sono un peccatore». E Gesù dice: «Io vi dico che questo, il secondo, tornò a casa sua giustificato, cioè dichiarato giusto da Dio, piuttosto che quello, il primo, ipocrita. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». Quando pregate, dice il Signore a me e a voi, siate sinceri. Quando pregate non siate come gli attori, come gli ipocriti. Un altro insegnamento che possiamo trarre da queste parole di Gesù nel versetto 6 riguarda la fiducia. Quando preghi, ma tu quando preghi, e il Signore trasmette la fiducia che ognuno di noi dovrebbe avere quando si rivolge a Dio, al Padre Celeste. Quando la preghiera è innanzitutto un incontro, un dialogo personale con Dio, essa è fruttuosa. Quando tu preghi, entra nella tua stanza, nella tua cameretta, dice Gesù, chiudi la porta, rivolgi la tua preghiera, eleva la tua preghiera al Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo vede nel segreto e te ne darà la ricompensa. Saprai chi sei realmente quando nessuno ti vede, tranne il tuo Creatore. Chiudi la porta, quindi, come ha detto Gesù. Prega nella tua sfera personale, prega e cura il tuo rapporto, in altre parole, tra te e Dio. Chiudi la porta, ma apri il tuo cuore, sapendo che il Padre Celeste ti vede. Dio sa chi sei, conosce la tua condizione, conosce il tuo cuore e vuole venirti incontro. Il Signore promette una ricompensa. Il Padre che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Se sarai fiducioso, Dio ti ricompenserà. D'altronde questo dice altrove la parola di Dio, la Bibbia, nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, il versetto 6 dice: «Senza la fede è impossibile piacergli, piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli ricompensa tutti quelli che lo cercano». Senza la fede, senza fiducia, è impossibile piacere a Dio. Chi si avvicina a Dio deve credere nella sua esistenza e deve credere che Dio ricompensa quanti lo cercano. Dio non lascia deluso, non abbandona chi lo cerca attraverso la preghiera. La preghiera è il mezzo che Dio ci ha dato perché ognuno di noi possa avvicinarsi a Dio, possa cercare il Signore.
Dio fa sì che noi, estranei, nemici suoi, senza la sua grazia, senza il suo perdono, l'uomo in generale, l'uomo naturale, come dice la Bibbia, l'uomo che non conosce l'amore di Dio è un estraneo, è un nemico. Ma il Signore, quando noi lo cerchiamo, da estranei nemici, a causa dei nostri pensieri, dice la Scrittura, a causa delle nostre opere malvagie, ci rende suoi figli, ci adotta. Prega il Signore con sincerità, per quello che sei, avvicinati a Dio, cerca Dio. Sii sincero quando pregate, non siate come gli ipocriti. Sii fiducioso, ma tu quando preghi, e poi Gesù dice, il Padre vostro ve ne darà la ricompensa. La prima ricompensa che Dio dà a chi lo prega, lo cerca con sincerità, con fiducia, è il diritto di essere chiamato figlio di Dio. Non lo siamo naturalmente, ma possiamo diventarlo per la grazia di Dio in Cristo Gesù. Fai tuo questo insegnamento del Divino Maestro, del Signore. Quando preghi, sii sincero. Quando preghi il Signore, abbi fiducia che Egli ti accoglie. Dio non ti è ostile, vuole che tu diventi un suo figlio, vuole che tu gli appartenga eternamente. Dio ti benedica. Grazie Pastore Emanueli, vogliamo pregare e come abbiamo ascoltato, pregare con sincerità. Signore, grazie per la libertà che abbiamo di rivolgerci a Te. Siamo sinceri, Tu leggi i nostri cuori e siamo anche fiduciosi. Abbiamo fede in Te perché Tu possa intervenire e operare potentemente per la Tua gloria. Benedici i nostri telespettatori e guidali sulla via della verità, nel nome di Gesù. Amen. È stato un vero piacere, cari amici, trascorrere questa mezz'ora insieme in questo programma e siamo certi che Dio continui a parlare ai vostri cuori anche nei prossimi giorni. Abbiamo un regalo per voi, il Nuovo Testamento. Scrivete alla nostra redazione, richiedete il Nuovo Testamento e ve lo invieremo in omaggio. Dio vi benedica. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.